sarà approvato dalla Giunta e dal Consiglio, uno che prevede l'intero risanamento della struttura del teatro così come adesso, come primo stralcio cosiddetto, e un primo lotto che interessa la torre scenica, quindi il rinnovo della tutta la torre scenica e della copertura, che è una parte del primo stralcio perché è solo strutturale. Non c'è una programmazione, una progettazione che riguarda la scenotecnica, l'impiantistica, l'arredamento, le scene di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è un primo passo per arrivare poi a avere un teatro compiuto. L'ipotesi fino adesso è quella della conservazione, ovviamente, perché di questo si parla. Ecco, beh, a parte l'anacronismo totale che non mi azzarderei a sostenere dal punto di vista culturale, né come architetto, né come utente, né come amante della musica, proprio follia, perché se si chiede un teatro moderno, con attrezzature, impiantistica moderna, pensare di fare un teatro ottocentesco, è come dire voglio una macchina con il satellitare, la frenata assistita, il computer, però me la fai come quella degli anni 20. L'amministrazione può decidere autonomamente anche di non procedere al contratto, lei ce lo prevede, ma lo sanno tutti, lo sa l'impresa, lo sa l'amministrazione, lo sanno tutti quanti. È chiaro che non procedere all'appalto o procedere in maniera parziale all'appalto presuppone valutare costi aggiuntivi che devono essere sostenuti, e soprattutto tutta questa operazione deve avere il supporto di una totale giustificazione, sia tecnica, perché poi alla fine sulla norma dei lavori pubblici non è la giustificazione politica che interessa, quella non è rilevante, è rilevante quella tecnica che abbia un senso. Trovata questa, tutte le strade sono possibili. La norma prevede, ma costi e benefici, uno li mette sul campo e vede. Il discorso varianti successive, la variante, la norma la prevede anche in maniera assolutamente accidentale, e anzi proprio da scongiurare, la variante presuppone un qualche errore di valutazione iniziale. Il senso dell'esegesi è questa, quindi va evitata, perché se poi le varianti eccetera deriva un fatto che uno cambia idea per questioni di carattere politico, di sensorio comune o di tendenza culturale, è chiaro che la giustificabilità comincia a venire meno, e in questo caso il RUP, che è il front line di questa operazione, ha diritto, se ritiene che non ci sia la sostenibilità tecnica, di non procedere. Senta, tutti conoscono la situazione dell'ente comune di Terni. Parlando concretamente, è giusto definire follia, utopia, pensare ancora a un teatro alla Poletti? Utopia, perché il teatro è andato avanti. Se uno guarda un attimo e esce dal guscio della città, va a Torino, vede il teatro che c'è, è un teatro italiano, ma è un teatro che fa streaming tutte le sere sul Teatro 5 con produzioni meravigliose. Se va a Firenze, un nuovo teatro dell'opera che è stato inaugurato da pochissimi mesi, vede che non è un teatro italiano, è un teatro contemporaneo, e fanno tutta produzione, teatro dell'opera e non solo opera, senza scomodare il Parco della Musica a Roma. Basta divertirsi un attimo su internet, invece andare su Facebook a dire sciocchezze, vedere che c'è in giro nel mondo. Ci sono teatri ottocenteschi con le colonne d'oro? Sì, quelli originali. Chi si sognerebbe di rifarlo uno adesso? Perché tecnicamente si può fare con altre tecniche, ma secondo me è culturalmente insostenibile una cosa di questo genere. Però ripeto, siccome nel dibattito culturale ci può stare anche questo, perché no? Facciamolo. Ma non può essere una pregiudiziale per cui se il teatro è fatto come Poletti si possono fare le produzioni, diversamente no. Non è così. La domanda che sono da fare, così come il Teatro Verdi, può essere implementato con le nuove tecnologie, quindi di ripresa, di streaming, quello che volete? Sì. Può essere fatta una correzione acustica perfetta? Sì. Può essere adeguato il numero dei posti, della qualità delle uscite? Sì. Sostenuta anche quella del Poletti, che secondo me è semplicemente anacronistica.